Due strade divergevano in un bosco d'autunno e, dispiaciuto di essere un solo viaggiatore, a lungo indugiai, fissandone una fin dove piegava nel sottobosco. Poi presi l'altra, che era buona ugualmente e aveva forse l'aspetto migliore perché era più erbosa e meno calpestata, anche se il passaggio le aveva rese quasi uguali. Ed entrambe quella mattina erano ricoperte di foglie che nessun piede aveva calpestato e annerito. Mi riservai la prima per un altro giorno, anche se sapendo che una strada porta a un'altra strada, sapevo che non sarei mai tornato indietro. Lo racconterò con un sospiro, chissà quando, fra molti anni. Due strade divergevano in un bosco ed io scelsi la meno frequentata e questo ha fatto tutta la differenza. Buona, buona. Alessandro, ciao, benvenuto Alessandro. Della racconta. Ciao Alessandro, benvenuto. Sistemati pure. Cos'è per te il teatro? Partiamo subito. Il teatro è la mia vita. Io sono un attore teatrale, ho sempre fatto questo da 30 anni ormai. Mi dedico alla creazione di spettacoli e di eventi teatrali, quindi è veramente il mio DNA. E sei un attore che soprattutto opera a Firenze, cioè i tuoi spettacoli sono a Firenze. Probabilmente avrai avuto possibilità anche di uscire dalla Toscana e dalla città, ma perché hai deciso di restare qui? A Firenze si vive bene, ragazzi, c'è un buon equilibrio fra qualità della vita, luoghi, possibilità di spostarsi facilmente. Le altre città non è sempre così, Milano, Roma sono abbastanza invasive e io preferisco mettere sulla bilancia sia la qualità della vita che il mio lavoro. I fiorentini sono anche un po' particolari, no? Qual è quella caratteristica che te magari riporti anche nei tuoi spettacoli? Ma l'essere estremamente esigenti. I fiorentini, proprio perché vivono in un posto bello, sanno che sanno distinguere il gusto e quindi sono difficili da accontentare. Infatti io dico sempre, se io una volta uno spettacolo fa bene a Firenze, il resto del mondo non hai problemi. Sei tranquillissimo. Assolutamente. E tra l'altro hai appena finito uno spettacolo che hai riportato in teatro. Esatto. Ti va di parlarcene? Le Mille e una Bruna è un episodio 2 dello spettacolo Bruna e la Notte. Io ho creato questo spettacolo, questo personaggio 7 anni fa, si chiamava Bruna, in uno spettacolo che si chiama Bruna e la Notte, che è questa cantante di serie B, una donna cicciona, questo trucco stranissimo, e che è un personaggio che ha fatto impazzire il pubblico. La gente tornava 3, 4, 5, 6, 7 volte a vedere lo stesso spettacolo, una cosa che non succede quasi mai a teatro. Il problema è che le persone dicevano: ne vogliamo sapere di più, vogliamo sapere di più. E abbiamo fatto una cosa rischiosissima, il 2, perché noi sappiamo che il 2 non funziona mai, no? Sempre pericolosissimo, sempre trappola. Esatto. Abbiamo provato e abbiamo voluto scommettere, e al Teatro dei Fedi abbiamo fatto 6 repliche, perché abbiamo dovuto aggiungere delle repliche, anzi 7 repliche, abbiamo dovuto aggiungere repliche perché le persone sono venute, è stato un successo, standing ovation, così, e tutti hanno detto è stato quasi più bello del secondo, del primo. Allora lì hai vinto. Assolutamente. Ecco, ma appunto il rischio, ne abbiamo parlato, questo qui già è un rischio che ci ha raccontato, ma nel teatro in generale, rischiare? Bisogna rischiare tanto in generale nell'arte, e bisogna soprattutto rischiare oggi ancora di più nel riportare il pubblico a teatro. Cioè, abbiamo passato una pandemia che ci ha allontanato dalle abitudini normali. Il teatro non è proprio una delle abitudini più comuni nelle persone fiorentine o in generale in Italia. Perciò dobbiamo riprendere il rischio di dire: troviamo il modo di agganciare lo spettatore. E non è facile, perché siamo bombardati da eventi, c'è un sacco di cose, di possibilità di fare, però il teatro ti dà quell'unicità, perché voglio dire, se è una disciplina d'arte che vive da
esiste da migliaia di anni, ci sarà un perché, perché, e allora riagganciare questo, questo tipo di rapporto, questo è molto difficile. Ecco, il rapporto con lo spettatore, no? Te come lo vivi? Cioè, come riesci, quindi dicevi riagganciare il modo dello lo spettatore, te come ci riesci magari, o come provi a riuscirci? Ascoltandolo, principalmente questo, cercando di capire quello che vuole, facendo attenzione, chiaramente non è che devi diventare a servizio dello spettatore più spicciolo, cioè voglio ridere, voglio le battute bischere, eccetera, eccetera, no. Cercare di capire profondamente quale è l'esigenza che lo spettatore disseta andando a teatro. Io dopo la pandemia mi sono reso conto che il teatro non era necessario, cioè, ho detto una cosa sciocca, però insomma. Allora feci che cosa? Un incontro, una serie di incontri con gli spettatori, con i miei spettatori, per capire perché mi seguivano così tanto, perché erano così affezionati. Lì al Teatro Segreto, è il mio piccolo teatro a Coverciano, poi ne parliamo dopo, un po' di persone sono venute lì e rispondevano alle mie domande, mi hanno fatto, e hanno detto delle cose incredibili. La prima cosa è che hanno detto, nel tuo teatro noi ci sentiamo protagonisti, non soltanto perché i miei spettacoli spesso sono interattivi, ma perché si rendono conto che lo spettacolo è fatto perché loro possano portare a casa qualcosa. La cosa più bella è quando mi scrivono, perché poi abbiamo un rapporto molto forte con lo spettatore, e dice: ho ripensato a quella cosa che il personaggio ha detto. Una signora addirittura durante uno spettacolo, dopo lo spettacolo, mi disse: ora ho capito che cosa dire a mio marito. Oh mio Dio, esatto. Questo è molto importante, capire di che cosa ha bisogno il pubblico. È chiaro che l'artista deve esprimere se stesso principalmente, ma cercando di avere un rapporto interlocutorio con lo spettatore, che insomma, non sempre accade questo. Certo. Ecco, portare gente a teatro, portare giovani al teatro, mettiamola sui giovani. Un inferno. Come si può agire? Perché? Perché voglio dire, un ragazzo giovane ha un sacco di stimoli, un sacco di possibilità, capacità di divertirsi in maniera diversa. E il teatro c'ha quest'alone di posto dove ti rompi un po' le scatole. Perché? Perché non sei protagonista. Il fatto delle nuove generazioni è che si sentono molto protagoniste, perché i social, noi siamo sui social, siamo i protagonisti della nostra vita. A teatro diventi spettatore. Ti va di essere solo spettatore? Non sempre. E quindi bisogna trovare il modo per cui lo spettatore sia comunque protagonista, anche se è semplicemente in una parte passiva. Lo devi stimolare. Difficile, rischio, trovare cose nuove. Certo, e nel Teatro del Segreto, parliamo un po' del tuo teatro, come gestisci, che cosa fai, come... Il Teatro Segreto è questo mini teatro che io ho a Coverciano, zona Firenze Sud, ed era una vecchia fabbrica, quindi trovata lì, io l'ho risistemata tutta, magari vi invito una volta, venite, volentieri. E sistema, è un piccolo teatrino dove facciamo un sacco di cose, facciamo spettacoli, piccolini, perché il teatro ha una 60 di posti, facciamo eventi, facciamo corsi, stage, eccetera. Ed è buffo perché il pubblico quando entra nel Teatro Segreto dice: ma dove sono? Roba stranissima. Cioè, in Coverciano è una stradina normale, poi entri, ci sono le statue, le cose, le maschere, cose. Poi c'è tutta questa atmosfera da Wunderkammer, no? Il pubblico dice sempre, infatti una delle cose che mi hanno detto di più il pubblico, hanno detto: fare gli spettacoli qui è uno dei motivi per cui si viene, non soltanto per te Riccio, ma anche per lo spazio. E alleni, diciamo, anche giovani, insomma, a questo mondo del teatro? Ci sono qualcuno che frequenta? Diciamo, noi facciamo anche corsi. La maggior parte dei corsi però non ha questa capacità di portare i giovani a teatro. Diciamo che ci sono un po' di tutte le età. Il giovane, ti ripeto, ha bisogno di essere stimolato in maniera diversa, ha bisogno di sentirsi molto protagonista, quindi non è così semplice. Prendere la strada del teatro, la prenderesti oggi se dovessi ripartire da zero? Oggi, con tutte le esperienze che ho fatto, forse mi piacerebbe di più anche stare dietro le quinte, cioè organizzare, perché organizzare in una città come Firenze, dove si possono fare tante cose, perché è una piccola città e quindi non hai una grande concorrenza, potresti fare delle cose incredibili. Devi avere il coraggio, metterti lì, studiare, questa è la cosa importante, studiare il luogo. Stamattina leggevo su Instagram l'arte della guerra, no? Sun Tzu dice, una delle Sun Tzu, no? L'arte della guerra, questo
voi conoscete tanto tutti, lo conoscete su, era un teorico della guerra e lui diceva una delle cose importanti è studiare il territorio. Territorio e clima, dice, perché sono due elementi che influenzano, perché se fai la battaglia in collina e tu sei sotto e quello è sopra, ti influenza che se tu sei in pianura e magari c'è il sole oppure se piove, eccetera. Uguale va fatto, devi capire che il territorio di Firenze, che non è le strade, ma la mentalità dello spettatore fiorentino. Vi dico questo, ho fatto questo spettacolo quest'estate a Porta Romana, Villa Torre dei Lari, un posto da togliere il fiato da quanto è da bello. Una signora mi ha detto che stava in centro, è lontano. Ti giuro, gli avrei strappato la cosa. Come fai a dire lontano? Cioè, l'Alaska è lontano, capito? Singapore è lontano, no Porta Romana dal centro. Però è questo, se tu sei questo, devi trovare il modo di portare vecchio. Schiodare la gente dal divano. Esatto, capito? Quanti personaggi hai interpretato nella tua carriera teatrale? Migliaia, perché io sono un trasformista, mi piace tantissimo lavorare cambiando me stesso e Bruna è proprio il personaggio forse che più mi trasfigura, perché ho questa maschera di lattice enorme, ciccione, eccetera, poi sono tutto gonfione, eccetera. E la cosa bella è sparire, e quello ti insegna che tu sei quello che ti senti. Come riesco io a diventare una donna grassa, brutta, eccetera, eccetera, quando sono un bel ragazzo giovane, atletico, eccetera? Come riesco a diventare un ragazzino o un vecchio? Perché cambi la testa. E fare teatro è una cosa che ti aiuta ad entrare in empatia con le altre persone. Capire che puoi essere qualcos'altro. A livello mentale e fisico, cosa vuol dire organizzare uno spettacolo e portarlo poi in teatro? La cosa interessante è questa, è che lo spettatore ha una percezione totalmente diversa di quello che ha l'artista. Per l'artista andare in scena è questione di vita o di morte. Cioè, quando tu magari fai uno spettacolo brutto, ti vorresti suicidare. Per lo spettatore uno spettacolo brutto, dice, vabbè, ho buttato via mezza serata, chi se ne frega. C'è una cosa, c'è una discrepanza così forte. Perché? Perché tu metti tutta la tua energia. Tu, per te è fondamentale, e questo è giusto che sia, come per lo chef preparare il piatto giusto, come per l'imbianchino fare la cosa bene. Cioè, è importante mettere tutta l'energia, ma lo dico a voi che vi occupate di qualcosa di dove veramente non è pagina scritta e basta, ma deve essere qualcosa che l'apri e ti illumina, no? Ti lascia un segno, quindi questo è importante. Qual è il personaggio che ti ha divertito di più farlo, comunque sia, ti ha dato maggiori soddisfazioni e anche il pubblico ha risposto bene, ecco? E sai, questa è una cosa stranissima, perché a seconda del personaggio che fai prendi delle persone piuttosto che altre, perché noi restiamo affascinati da ciò che un po' ci assomiglia e che ci fa risuonare. Uno dei personaggi che a me ho preferito fare di più è oddio, ora lo dico, aspetta. Si vede, mi piace tanti. Molto perché me lo sono dimenticato. Perché quanti anni è? Sono 30 anni che faccio 30 anni, 30 sono tanti. Anni. Ci sta che magari uno dei primi hai fatto. No, con una media di quanti spettacoli l'anno? Ma senti, prima del lockdown riuscivo a fare 8 produzioni l'anno, lavorando come un pazzo. Che vuol dire? Ma avevi detto prima uno spettacolo ogni sì. Semplice, invece insomma. In questo periodo un po' meno, perché gioco forza, c'è anche meno pubblico, le organizzare è un po' più facile, difficile, però in genere 4 spettacoli l'anno quest'anno ce la faccio, sì. Ora vi dico qual è il personaggio che non avresti, cioè che non rifaresti invece? Ce n'è uno? Tutto è difficile, perché tutto ti insegna, anche fare gli spettacoli brutti ti insegna, cioè imparare, no, dagli errori, dalle cose che uno fa male, va bene, uno non rinnegare niente, come diceva la Piaf, no? Rien de rien, no, je ne regrette rien, è giusto, mai. Il teatro è un modo per trasmettere cultura? Secondo me è un modo per trasmettere curiosità. E perché la cultura, secondo me, lo spettatore se la fa a casa, se la fa riflettendo su quello che è. Quando il teatro si ammanta di troppo, almeno a mio parere ovviamente, di troppo intellettualismo, chiude la porta a un certo tipo di spettatore, e quindi automaticamente si crea un fatto che tu parli di cose che io o non riesco a capire o non ce la faccio, mentre se tu artista stimoli lo spettatore alla tematica, e poi lo spettatore ha il tempo di tornarsene a casa, di guardare, di ora poi con i mezzi social si può fare delle ricerche incredibili, quindi questo certo.
Ok, è arrivato il momento dell'oggetto di Alessandro. Ti abbiamo chiesto di portare un oggetto che per te rappresenta qualcosa significativo. Eccolo qua. Spiegaci un po' la storia intorno a questo. Questo ovviamente è il mio primo orsacchiotto, è stato un oggetto inseparabile perché io me lo portavo a letto sempre così, eccetera. E devo essere sincero, capita qualche volta quando sei un po' giù, no? Che uno dice, ma perché non posso dormire con l'orsacchiotto? E mi è capitato di dormire con l'orsacchiotto di nuovo, no? Alla ricerca. Perché? Perché secondo me non ci dobbiamo dimenticare che dentro di noi ci sono tante parti. Tu cresci, diventi adulto, però ci sono delle parti di cui non ti devi neanche separare. Quindi anche l'infantilità, no? Il bisogno di avere qualcosa che ti dà tenerezza, no? Poi questa faccia da questa cosa, boh, insomma è giusto non dimenticarselo. Bello, è una bella storia. Ma poi ti sei ricordato del, sì, del personaggio? Cesare Lombroso. Cesare Lombroso era uno studioso della fisionomica e facevamo questo spettacolo che si chiamava In Viso Veritas, in cui lui appunto studiava un serial killer, si parla del fine 1800, e lui cercava di provare le sue teorie, perché la fisionomica è quella disciplina che abbina caratteristiche caratteriali a caratteristiche fisiche. Noi sappiamo oggi che non è assolutamente vero, ma all'epoca lui ci credeva, e ovviamente nello spettacolo si rende conto che questa teoria non va assolutamente bene, quindi insomma è disperato. Personaggio bellissimo. Una domanda sul tuo rapporto col pubblico, no? Ci raccontavi anche prima, mentre si parlava, che molti ti scrivono, insomma si preoccupano anche di te, di come è andata la tournée o uno spettacolo. Ecco, come si crea e come lo gestisci anche, no? Il pubblico, come vi dicevo prima, ha bisogno di sentirsi partecipe all'evento teatrale, ha bisogno di conoscerti. Cioè tu come artista vai a scalzare a volte delle sfumature emotive che il pubblico magari non conosce, e quindi è colpito, ti prende un po' come punto di riferimento. Quando specialmente facciamo spettacoli un po' particolari, ne abbiamo fatto uno, si chiamava insieme a Gaia Nanni, H come amore, sulla disabilità, sul rapporto fra disabilità e sessualità. Tra l'altro voi avete fatto proprio anche il servizio, sì, mi ricordo. Sì, sì. La quantità di messaggi di genitori di figli disabili che mi raccontavano episodi per condividere questa loro sofferenza, questa cosa qua. Ugualmente lo spettatore medio vuole scriverti, vuole chiacchierarti, vuole dirti la sua, vuole sapere come stai, come ti senti, se hai fatto come mai quella cosa è successa in teatro. Io vi dico, faccio anche questo, quando ci sono delle cose che non so le scrivo, ragazzi come posso fare a risolvere questa cosa, e il pubblico mi aiuta. Infatti in questo spettacolo Bruna, l'Emilio una Bruna, c'è una Nina Nanna, una serie di Nina Nanna che io ho chiesto a loro perché io non le conoscevo. Infatti la gente si sente partecipe. Questo, continuare a fare rendere il protagonista lo spettatore. Alessandro, è stato un grande piacere per noi averti qui ospite, ancora una volta incontrarci e parlare con te di teatro, di tutta la tua esperienza. Quindi ti ringraziamo. Esatto, fra l'altro l'edera è pure la mia pianta preferita. E ecco, quindi allora perfetto. Ci siamo. Poi la felpa, non so se avete notato, ma oggi abbiamo acquistato sullo shop. Ovviamente. No, scherzo, abbiamo regalato. E noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Edera Racconta, sempre di venerdì. E grazie per l'ascolto. Buona settimana.